Cornelio. Buona mattina. Quando le uova si schiusero, i piccoli coccodrilli sgusciarono fuori e iniziarono a zampettare sulla sabbia del fiume. Non Cornelio, però. Lui uscì in piedi. Cornelio cresceva alto e forte e raramente si metteva a quattro zampe. Vedeva cose che nessun coccodrillo aveva visto prima. Posso vedere molto al di là dei cespugli, disse una volta. Ma gli altri coccodrilli risposero: e allora cosa c'è di speciale? Posso vedere i pesci dall'alto, disse ancora Cornelio. E allora? Replicarono seccati gli altri coccodrilli. E così un giorno Cornelio se ne andò arrabbiato. Non aveva fatto molta strada quando incontrò una scimmia. Posso camminare su due zampe, disse orgoglioso. E posso vedere cose anche molto lontane. Io posso stare in equilibrio sulla testa, disse la scimmia. E anche appendermi per la coda, aggiunse. Cornelio era davvero sorpreso. Puoi insegnarmi come si fa? Chiese. Certo, rispose la scimmia. Tutto quello che ti serve è tanto esercizio e un piccolo aiuto. Cornelio si impegnò e imparò tutti i trucchi della scimmia. E la scimmia era felice di aiutarlo. Un bel giorno, finalmente, riuscì a stare in equilibrio sulla testa e ad appendersi per la coda. Tutto orgoglioso, Cornelio tornò al fiume. Guardate! Disse. Riesco a starmi in equilibrio sulla testa. Allora? Fu tutto quello che dissero gli altri coccodrilli. E posso anche appendermi per la coda, disse allora Cornelio. Ma gli altri si limitarono ad aggrottare la fronte dicendo: e allora? Deluso e arrabbiato, Cornelio decise di tornare dalla scimmia. Ma mentre si allontanava, guardò indietro. E che cosa vide? Gli altri coccodrilli cadevano uno sull'altro, cercando di mettersi in equilibrio sulla testa e di appendersi per la coda. Cornelio sorrise. La vita sulla riva del fiume non sarebbe mai più stata la stessa. Anche io ho provato ad appendermi dalla coda, ma patapum, sono caduto giù. E bravo Cornelio. Ciao bambini, alla prossima.